Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. E oggi sono di nuovo qua per il mio format chiacchierata in videochiamata, fa pure rima, con un esperto del settore. Oggi di nuovo con il mio amico e grandissimo professionista, forse il miglior biologo nutrizionista di Torino, probabilmente, Battista Mansueto. Ciao a tutti ragazzi, dopo Benvenuto. rappo anch'io allora, dai. Le faccio anch'io in rima oggi le frasi. Io Sono qua che sono in mi diverto un stasi. sacco a fare le rime. Comunque, oggi il topico, comunque l'argomento della chiacchierata sarà prevalentemente sulla fase definizione. Ovvio, non andiamo sia a parlare un po' in versione atleti, ma anche per la gente normale o comunque chi vuole solamente perdere peso, giustamente fa avere un calo ponderale. O vuole semplicemente avere una ri ricomposizione corporea. Ok? Esatto. Ah. Allora, primo argomento, avevamo detto, volevamo parlare della fase di definizione, giusto? Sì, esatto. E non so, se vuoi possiamo parlare anche di un po' di consigli sia per le persone che fanno gare, ma anche per le persone normalissime che iniziano ad avere un deficit calorico forte per come sopravvivere alla fame. Ok. Allora, iniziamo da Ok? quello e vai, diamo un Va bene. po', soprattutto sarai tu a dare i tip, poi io do anche qualche consiglio Esatto. che Secondo me magari conviene che poi ho dopo utilizzato anch'io. fai magari anche un po' di consigli su come allenarsi poi in ambito deficit, anche perché tu sei il primo che poi l'ha vissuto e magari hai anche provato sia allenamenti ad alta intensità, alte percentuali di carico in deficit, sia allenamenti ad alto volume, basse percentuali di carico in deficit. Cioè io perlomeno ho provato entrambe le cose, poi vediamo cosa esce fuori dalla Sì. chiacchierata. Comunque, di base. Ci sono due tipi di persone. Ci sono le persone che hanno bisogno di dare molto colore al piatto, di appetibilità al piatto, che quindi quando arrivano ad avere basse calorie, 1.900-2.000 calorie, o addirittura meno, poi dipende se sono uomini o donne, hanno bisogno di avere un piatto che sia visibilmente colorato e saporito, ok? Altre Giusto. persone come me, e forse anche come te, che hanno bisogno invece dell'opposto. Che se assaggiano un piatto che è troppo saporito, gli apre la voragine della fame e quindi fanno fatica a fare la dieta. Quindi paradossalmente queste persone sono le classiche che se tu gli dai il riso basmati, i broccoli e il pollo rispondono bene mangiando quello, non devono metterci né la curcuma né le spezie, Sì. parliamo Poi di deficit, vabbè, per evitare... sì, quello è anche tanto di Esatto. testa, poi, però. Ovvio, ovvio. Quindi per dire, già se una persona vuole... Quando sta in deficit calorico, ha bisogno per mantenere la dieta di dare un po' di colore e appetibilità al piatto, ben venga. Allora magari quel pollo te lo tagliuzzi, ci metti un po' di colore, un po' di erba cipollina, un po' di cipolla, quel magari che ne so, riso, couscous, ce lo condisci anche un pochettino con un po' delle verdure che hai. Vedi il piatto colorato e dici: ah, che bello, oggi ho mangiato la stessa roba di ieri, ma l'ho colorata. E questa cosa su molte persone aumenta. La compliance aumenta l'aderenza alla dieta, ok? Su di me, se io a volte mi faccio, ad esempio, sono a 1000 quando sotto gara, se magari sono a 1800 e dico, mica, c'è una fame atroce e mi faccio il piatto buono, impazzisco, impazzisco perché è buono, mi Ne vuoi ancora? attiva. Sì, e quindi cosa faccio? Apro il frigo e dico, cazzo, mangio un po' di quello, tanto al massimo taglio dopo. E quello è il meccanismo sbagliato perché è un meccanismo perdente a priori. Perché se tu inizi a dire mangio di più adesso, taglio dopo, poi diventa ogni giorno una scusa. È come quelli che dicono smetto di fumare, ma smetto domani. Se vuoi smettere di fumare, smetti oggi. Quindi non c'è una regola su questo discorso. Se sei una persona che vuole il cibo appetibile, renditelo appetibile. Se sei una persona che vuole, ha bisogno di essere schematico. Sì, schematico. Questa cosa è la prima cosa, come consiglio, perché è importante vedere la soggettività del soggetto, nel senso capire che persona sei. Se io una persona come gli dico no, devi mangiare questo, questo, quello, e lui, cioè la roba bollita, così è in sapore, come faccio io, il pollo Io bollito. uguale alla fine, Sì, cioè ma sono. perché io preferisco non soffrire la fame. Perché se a me in cutting, se tu mi dici, batte, ma un cucchiaino di Nutella, una punta, mangiala, non succede niente, no? È vero che non succede niente, ma se io prendo un cucchiaino di Nutella
e lo metto in bocca, è finita. Cioè la mia testa inizia poi a impazzire perché ho assaporato quella roba lì, il mio ipotalamo inizia a partire con i centri orestigeni della fame e inizia a stimolare la produzione di ormoni, di neuropeptidi orestigeni, mi viene fame. Ma perché devo poi soffrire la fame? Sì. Che poi alla fine bisogna semplicemente utilizzare quei stratagemmi che usano i chef, no? Perché alla fine colorare il piatto, renderlo più appetibile già a vista, lo fanno. Come mio amico che conosci anche tu, che veniva nella palestra dove andavi tu, che comunque tende sempre a colorare, rendere già appetibile a vista il piatto. Poi ovvio dipende da persona a persona. Poi di usare le erbe, le spezie, quello aiuta tanto. Aiuta sì, tantissimo. Esatto. Io sai che uso tutte spezie fresche io, perché ho il terrazzo con le spezie, però erba cipollina... Hai la fortuna del terrazzo... Sì, ma poi c'ho Valere che ci ha fatto di tutto di più. C'è erba cipollina, timo limone, timo, basilico, salvia, menta. Per dire una cazzata, no? Fagiolini lessi, che fanno cagare i fagiolini lessi, ok? Li metti in padella, li scotti un pochettino senza niente, a crudo, ci metti un po' di menta a crudo dentro, spadelli un po' senza fuoco, solo per scaldarlo un po', perché la menta se la fai cuocere perde aroma, buonissimi. È come quando fai soffriggere la cipolla senza olio, la butti in pentola, che ne so, li butti magari, c'hai il finocchio, c'hai gli spinaci, mangi quella verdura come se dovessi mangiare il piatto dello chef stellato. Sai che ho fregato i miei uno degli ultimi pranzi che abbiamo fatto, perché in zona rossa non si può fare un cacchio. Praticamente li ho invitati a pranzo e avevo del cavolo bollito vecchio del giorno prima, che io lo faccio per 2 o 3 giorni, e ho frullato del cavolo bianco, era frullato con 2 pomodorini, e ho fatto una crema, no? E gli ho detto, e ho messo un po' di olio loro, a me non l'ho messo, ho messo un po' d'olio, ma veramente poco, no? Che i miei sono, cioè, i miei se non è fritto si incazzano. E gli ho detto, indovinate cos'è se vi piace? Che buono! Cos'è? Hummus, ceci? Nessuno l'ha azzeccato. Era cavolo bollito e pomodorini con un po' d'olio, però gli ho messo anche un po' di erba cipollina. Esatto, le persone pensano tanto. Le persone pensano che se tu quella roba non l'hai fritta, allora non è buona, ma cucinare. Oppure che devono per forza buttarci l'olio. Io ti do per esperienza... Esatto. Mio papà mio papà sbraga molto, no? Cioè, sull'alimentazione, perché è sempre stato abituato così, no? È stato sempre molto vorace, ma dalla sua ha sempre fatto un lavoro molto attivo, quindi ancora si è salvato. E allora gli ho detto, ok, ti cucino io, per 6 settimane l'ho cucinato io, caso strano, ha perso 7 chili. Madonna, caso strano. Sì. E nonostante tutto io gli facevo mangiare le cose senza usare olio tante volte, e lui apprezzava e diceva, ma ci hai messo l'olio? No, però per dire, la pasta integrale, una volta ho preso i broccoli, un filo di spinaci, ci ho messo una mezza fischia d'aglio dentro, perché a lui gli piace, no? Mi fa buonissimo sto sugo, ma con cosa l'hai fatto? Era semplicemente broccolo, un po' di spinaci e l'aglio frullati insieme, e gli ho fatto, diciamo, un sughetto, e gli ho poi messo tra parentesi un filo di passata, giusto per un po' più, per amalgamare un po' di più. Sono tutti stratagemmi. Calcola che non volevo far passare il messaggio che l'olio uguale morte, no? In realtà l'olio, il problema è che le persone mediamente l'olio non lo pesano. Ho visto mia madre cucinare l'ultima volta, ha fatto degli spaghetti alle vongole, ha preso la bottiglia d'olio e ha fatto questo. Stop. Io ho stimato perché devo stimare... Era vino o era acqua? No, era olio. Ho stimato 75 cucchiai, perché non sapevo come stimarlo. La bottiglia era rimasta quasi a 3/4. Quando poi tu vedi il piatto a testa, eravamo in 4, quando vedi il piatto, l'olio non lo vedi più e dici, ma guarda, non ce n'è. Non è che non ce n'è, è che la pasta, l'amido di mais, lo utilizzi, le cozze, un po' di qua di là, e tu non lo vedi. Per quello che noi facciamo attenzione all'olio, non è che tuo padre non deve mangiare l'olio.
che se tuo padre ti fa la pasta per broccoli, sì, deve prendere il cucchiaio e dire: questo è il mio, è la mia razione di olio, giro, perché comunque se stai a 00 grassi non ha neanche senso, perché comunque sai il mio approccio ai grassi bassi com'è, no? Che è, più sono bassi, più devono essere di qualità. Esatto. Più tu stai basso con i grassi, più è importante che siano mono e poliinsaturi e che abbiano A, D, E e K. Cioè, se tu stai a 40 grammi, a 30 grammi di grassi, non puoi mangiare grassi saturi, transidrogenati. Non puoi mangiarti il Kinder Bueno. Più stai basso, più è importante che utilizzi grassi di qualità, che quindi già cambia l'olio cotto, l'olio crudo, già cambia l'olio, se quell'olio... L'olio cotto non è mai buono, però... Bravo, ma tutti i grassi cotti perdono gran parte delle proprietà. Anche il tuorlo non and... a parte che il tuorlo non ha tanti grassi quanti la gente pensa. La gente paragona tipo la salsiccia grassa al tuorlo. Il tuorlo ha dei grassi, ha il colesterolo, ma a sua volta contiene anche l'antidoto. Quindi il motivo per cui il tuorlo devi tenerlo crudo è che se tu lo cuoci perdi la lecitina, no? L'azione. Quindi è importante tenerlo crudo per i grassi che sono di qualità. È importante tenerlo crudo anche perché almeno così hai l'antidoto del colesterolo, no? Comunque, per non uscire fuori tema, occhio solo che i grassi non devono stare troppo troppo bassi, però per le persone che magari non sono sportive e sono abituate a non conteggiarlo, allora è meglio dirgli stai più basso che puoi. Perché almeno poi... se tu tuo padre gli dice di non usarlo, sai che lui almeno un po' lo usa, cioè un po' lo usa ma non esagera, no? Che poi, tra parentesi, alla fine usando meno grassi mangi più di volume, perché comunque tra proteine e carboidrati il quantitativo calorico è inferiore, quindi puoi mangiarne di più. Poi inserendo più verdura e tutto. Esatto. Infatti mio padre fa, ma non devo mangiare la pasta? No, non è vero. Cioè la pasta la puoi mangiare, no? Cioè la puoi mangiare, che ne so, 80, 100 grammi. Ovviamente non ci ficchi l'olio, anche perché ripeto sempre, il mio biologo nutrizionista, ma magari erano cose che già sapevo, però lui me l'ha spiegato in maniera migliore, che comunque grandi quantitativi di carboidrati non vanno bene con i grassi, perché comunque alla fine è quello che fa ingrassare o ti manda in, diciamo, in coma. Ti sto facendo scassare adesso. Allora, ti faccio scassare in diretta. Su Fat Secret in diretta. Allora, ho messo un cucchiaio d'olio d'oliva, 119 calorie, ok? L'ho fatto adesso. 800 grammi di pomodorini ciliegini, 114. Cioè, tu ti sazi più con 8 etti di pomodorini o ti sazi più con un cucchiaio d'olio d'oliva? Ma poi i ciliegini quanto sono buoni. Appunto, però tu immagina una persona che dice guardiamo solo le calorie, puoi scegliere se mangiare due cucchiai d'olio, uno, due, o mangiarti 1,6 kg di pomodorini. Io sceglierei 1,6 kg di pomodorini. È per quello che nel conteggio calorico, cioè l'ho fatto, ci ho impiegato un secondo a farlo, te l'ho fatto adesso, dato che avevi fatto quell'esempio. Nel conteggio calorico, se tu hai una persona che toglie un po', come dici te, toglie un po' i grassi, puoi alzare poi le verdure, i cereali, esatto, la frutta anche, i cereali un po' meno. Però sicuramente se fai il paragone con i Wasa viene una roba simile, no? Proviamo con i Wasa, te lo faccio in diretta. Wasa, che sono veloce con Fat Secret, una fetta, mettiamo tipo 4 fette. Ok, 4 fette di Wasa equivalgono a un cucchiaio d'olio, no? Però tu preferisci 4 fette di Wasa o un cucchiaio d'olio? Io preferisco 4 fette di Wasa. Io uguale. Però perché almeno con la sentita ti riempie. Sì, sì, sì. Per quello. Però, giustamente ricordiamo che come ovviamente con i grassi o anche i cibi non salutari, non bisogna però neanche eccedere poi con quelli salutari, perché io faccio sempre l'esempio di mio padre. Perché se tu gli dici, se mangi in un determinato modo, va bene così, gli dai le linee guida, poi magari lo trovi che per andare a dormire si mangia la frutta, oppure si mangia un po' di noci. Papà, no, non va bene. Ah, ma questa è, cioè, alla fine è roba salutare. Ma non va bene lo stesso, stai esagerando. Sì, il problema dei cibi salutari, no? A me in palestra venivano sempre le persone a dire ma lo yogurt fa bene, quindi posso mangiarlo, no? Ma la frutta, il miele fa bene, quindi posso mangiarlo. Sì, ma devi contestualizzarlo. Non è che se la frutta fa bene puoi mangiarne 3 kg al giorno. Non è che se il miele fa bene puoi mangiarne... ma perché mi hanno detto... Adesso mi dici che il miele fa male. No, non ti dico che il miele fa male. Ma dipende se sei Winnie the Pooh.
Bravo, sì. Aspetta che chiudo sta cacchio di finestra. Se sei Winnie the Pooh, c'è un metabolismo ormai settato. Normativa Covid. C'è un metabolismo ormai settato solo sul miele. Esatto, madonna. Poi è buono, è un ottimo alimento, è tutto quello che vuoi, però... Cioè, ma anche la frutta, eh. Io avevo un ragazzo, però non faccio il nome perché l'altra volta mi sono accorto che ho fatto troppi nomi, che era seguito da un altro... Non era un nutrizionista, vabbè, da un altro coach, e gli metteva i pasti e gli scriveva a colazione, pranzo, cena, frutta quanto vuoi, come per dire la frutta non ha calorie, no? E minchia, e questa persona ci puntato continuava a non dimagrire per forza, perché questo poveraccio mangiava magari 100 grammi di albume senza niente, a pranzo magari mangiava 150 grammi di pollo con un guasa, a cena mangiava 150 grammi di merluzzo, ma frutta quanto vuoi. Minchia, se a me mi metti così, non mi dai dei limiti, io mi mangio un ananas, 6 banane, 2 pesche e un'arancia. E alla fine, a fine giornata, sì, magari è vero che dici mangio solo pollo, merluzzo e albume, ma a fine giornata io sono a 4.000 calorie. E quindi occhio che anche la frutta che fa bene, anche la frutta che fa bene in un contesto, madonna, no, lascialo storto, batte più bello. Anche la frutta che fa bene, se non è parteggiata, imperfezione è bellezza, lo sai. E che mi sgridano i pazienti, perché ho anche tutti i poster là che sono storti e non so come fanno, forse ma perché la gente è fissata, c'ha dei problemi, batte. Lo so. Comunque, tornando poi su un discorso magari un po' più figo per le persone che ascoltano, che vogliono magari avere dei consigli, dei tips su come non sopperire alla dieta. Ecco, diamo dei consigli appunto per non farsi sopraffare dalla fame. Mettiamolo così. Bravo. Allora, prima cosa che sai già, che te l'avevo già spiegato, è diverso il discorso tra fame e appetito. Adesso sì. Non stiamo a spiegare troppo il discorso, ma... L'appetito è quando tu hai voglia di qualcosa, ma non è fame. La fame è una roba fisiologica di quando tu stai a 300 calorie e mangeresti anche una fetta di focaccia caduta per terra nella cacca delle mucche. Ci soffi sopra e la mangi, quella è la fame. Quando io ho pazienti che mi dicono ho un sacco fame dopo cena, ma mangiare qualsiasi cosa, e io gli dico ok, allora mangiati una scatola di tonno naturale. No, il tonno che schifo. No, ma mangerei del cioccolato. Quella non è fame. Quello è appetito, prima cosa. Quindi troviamo delle soluzioni per l'appetito. Allora, a me tutti scrivono, prima ancora di scrivermi, di chiedere dei consigli, mi scrivono quali sono gli integratori per tagliare la fame, ok? Allora, la cosa che è pazzesca è che tu puoi spendere quanti soldi vuoi in integratori, ma il miglior tagliafame esistente è il caffè. Se tu prendi, però amaro, ok? Se tu prendi un caffè amaro, non zuccherato, ma soprattutto non dolcificato con i dolcificanti artificiali, l'amaro, sia per un discorso di recettori, che se vuoi possiamo spiegare perché è la mia tesi, io ho fatto la tesi sui T1R2 e T1R3, quindi se vuoi lo possiamo vedere poi magari un'altra volta, però il gusto amaro, prima cosa, ti stoppa la fame. Seconda cosa, la caffeina è un ottimo tagliafame. Se tu provi che magari fai colazione, alle 10 hai fame, devi pranzare alle 13, e alle 10 ti fai un bel caffettone amaro, mica... Vedi che alle 11 non c'è più fame. Prova, se non ci credi, no? Sì. E poi perché... A me anche il decaffeinato fa lo stesso effetto. Te lo fa anche per il discorso dell'amaro, quel discorso lì. Perché il decaffeinato ne è pochissima caffeina. Non ne hai zero, ma ne è pochissima. E l'altro motivo è un motivo psicologico che ho analizzato negli ultimi anni, che invece è molto figo. Noi, avendo appetito e non fame, lavoriamo molto di testa, ok? Cosa vuol dire? Che se tu mangi, ok? Hai finito di mangiare e ti prendi il caffè, tu psicologicamente sai che hai finito il pasto. È pazzesco. Tu a volte vai in pizzeria e vorresti una seconda pizza, poi però gli altri ordinano il caffè, ti arriva il caffè, lo bevi, non c'è più fame, no? Non c'è più appetito. Quindi psicologicamente chiudere il pasto col caffè non ti fa... pensare ne mangio ancora di qualcosa, no? Cioè se io avessi, che ne so, in dieta le gallette, magari se non prendo caffè dico, senti, vaffanculo, ne mangio altre 7 e poi al massimo domani taglio. Se invece ho preso il caffè, dico, no, ormai ho preso il caffè, è chiuso.
Seconda cosa, che è sempre inerente al discorso psicologico, che consiglio ai miei pazienti, clienti, atleti in cutting, è di lavarsi i denti. Tu immagina che stai morendo di fame, mangi, ti prendi il caffè, vai in bagno, ti lavi i denti, torni di qua, non è che dici, cazzo, mi sono lavato i denti, adesso apro il frigo, mi mangio la marmellata con i biscotti. Sì, sì, è una cosa è psicologica più quella. È psicologico, ma fa di brutto. È un po' come dicevamo quando ci siamo sentiti, che stessa identica giornata, ne parlavamo forse ieri, se sono qua in studio non ho fame adesso, no? Sì, anche sì, se, sì. Cioè, perché lavoro, sto facendo la diretta con te. Sì, cioè io lavoro fino alle 8, adesso poi ho una pausa, poi riattacco alle 2, faccio 2, 3, 4, 5, 6, 7, alle 8 stacco, mi devo ricordare di fare gli spuntini tra un paziente e l'altro, perché se no non ho fame. Sì, 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 sì. Stessa identica giornata, stesse calorie, se io sono a casa, io faccio così, ho fatto colazione, guardo l'ora, ok, tra 2 ore devo fare spuntino, e poi faccio così con l'orologio, perché ho sempre fame perché sei a casa. Invece il secondo consiglio è tenetevi occupati. Se voi trovate un se voi lavorate, infatti gli atleti più forti che ho, uno dice, sicuro gli atleti più forti che hai sono quelli che non fanno un cazzo dal mattino alla sera. Non è vero. Tu lavori tutto il giorno, adesso non volevo fare nomi di altri, ma c'ho tutti quelli che fanno agonismo, che lavorano, e alla fine è lì che riesce a fare la dieta. Perché se tu vai a lavoro, lavori come me 8, 10, 12 ore, io mi sono portato il pranzo, lo spuntino, ho le proteine per lo spuntino pomeridiano. Sì, anche quello fa tanto, il fatto che la preparazione dei pasti. La preparazione dei pasti è fondamentale perché, soprattutto se hai una vita impegnata, perché ti obbliga a prepararti tutto per la giornata. E quello, oltre a farti risparmiare un sacco di soldi, ti fa risparmiare un sacco di tempo. Perché tu, il giorno dopo, al massimo devi solo riscaldarti la roba. Poi certa roba magari si può anche mangiare fredda, dipende sempre da cosa. Però comunque già il fatto che è cucinato e tutto pronto, tu devi solo mangiare. No, ma è vero. E poi tra l'altro quello che dici te è fantastico, perché se io ho preparato 150 grammi di riso jasmine con 120 grammi di pollo, se ho ancora fame e sono a lavoro, non è che posso mangiarmi l'igienizzante mani. Non ho altra roba. Se proprio volessi sgarrare, posso mangiarmi lo yogurt che avrei a spuntino, ma poi tanto a spuntino digiunerei perché non ce l'ho più. Al massimo ti mangi, cioè, essendo qua dentro, oppure ti mangi la carta. È quello il trucco. Esatto, posso mangiarmi la mascherina, no? Cioè, quella è fame vera. Quando inizi a mangiare roba non appetibile. Quella è fame vera, non è più appetibile. Sì, comunque la fame vera è quella che... Vabbè, non volevo fare un discorso sull'antropologia. No, ma era lunghissimo, che la fame vera è quella che ci ha portato all'evoluzione, perché noi abbiamo iniziato a diventare carnivori, perché facendo mangiando solo bacche e semi, a un certo punto quando tu devi camminare 20 km per mangiarti qualche bacca, qualche seme, o muori, soprattutto le donne perché dovevano partorire, oppure inizi a provare a mangiare delle carcasse di animali, e l'uomo ha iniziato a diventare poi carnivoro, mi stanno chiamando. L'uomo ha iniziato a diventare carnivoro perché ha iniziato a mangiare roba che per lui non era appetibile. Sì, quelle fame. Cioè, se io e te andassimo in una foresta perché ci perdiamo e dopo 5, 6, 7, 10 giorni abbiamo fame, secondo me iniziamo a provare a mangiare l'erba, gli insetti. No, io già magari provo anche prima. Probabilmente sì. Io a mangiare però perché insetti. Dici, cazzo, devo sopravvivere. Però... quelle fame. Però, tra parentesi, colto proprio nel segno perché è parte di un libro che sto leggendo, che è bellissimo, che suggerirei a chiunque, che me l'aveva suggerito mio fratello. Si chiama Sapiens, che è di Harari. Di chi è? Chi l'ha scritto? Harari si chiama. Come? Ed è famosissimo, è bellissimo, poi ha fatto una collana diversa, e parla dell'evoluzione da animali a dei, no, tra virgolette. E noi comunque eravamo... dei cacciatori raccoglitori, si dice. L'Homo sapiens era un cacciatore raccoglitore, poi è diventato agricolo dopo. Però sostanzialmente è vero il fatto che le scimmie, tra virgolette, si cibavano solo comunque di bacche, però piano piano sono diventate anche carnivore. Noi comunque a livello genetico noi siamo onnivori, siamo fatti per mangiare tutte e due, non è vero che dobbiamo mangiare solo una cosa o l'altra. E quello comunque è insito nel nostro DNA, è così.
È vero, sì, anche a me piacciono. C'è un periodo che mi ero anch'io preso un po' di leggere sta roba, più che altro per andare a distruggere le teorie di chi è estremista, no? Perché c'è chi dice che noi dobbiamo fare solo la paleo perché una volta mangiavamo solo quella roba lì, e chi dice che dobbiamo essere vegani perché noi abbiamo una dentatura di un certo tipo. In realtà è come dici te, noi ci siamo evoluti poi dopo, come dicevi te, con l'agricoltura 10.000 anni fa, per lo stesso motivo avevamo bisogno di mangiare. E quindi abbiamo evoluto l'agricoltura. E poi tra Poi parentesi. l'evoluzione del cervello è nata proprio da quello che dicevi te del raccoglitore e cacciatore. Le donne di base erano raccoglitrici, gli uomini di base erano cacciatori e hanno evoluto la cassa cranica rispetto agli ominidi precedenti perché hanno iniziato a dover ragionare su come appuntire le rocce per fare le frecce. Hanno iniziato Sì, a a creare ragionare su come utensili. accendere un fuoco, su come seminare, sulle strategie di caccia. Quindi noi ci siamo evoluti per fame e per obbligo di intelligenza, perché sennò ci saremmo estinti. Comunque, che i nostri denti sono da onnivori, perché i paleo, alcuni dicono che sono da carnivori, altri dicono che siamo come le mucche da vegani, ma sia io non rumino, sia non ho due prestomaci e sia non sono carnivoro. Quindi la verità sta nel mezzo, noi siamo onnivori. Comunque era una parentesi che non c'entrava niente Vabbè, dai, questa qua. siamo usciti un po' fuori. Ora torniamo un po' sull'argomento. Vabbè, abbiamo dato qualche tip per superare la fame. Io direi, ne avevi anche altre, tipo anche l'amaro di certi agrumi come limone in pompelmo? Ma quello lì non tantissimo. Allora, io di base, proprio sono cose che non sono sui libri, le ho scoperte preparando le gare. Le cose che utilizzo quando sono molto basso di calorie sono verdure più possibile, tipo, che ne so, l'insalata iceberg, a pochissime calorie, quasi come bere acqua, senza olio, ma ad esempio uso l'aceto di mele, e come secondo il pollo, la portata che ho, la faccio bollita e mi bevo l'acqua. Perché questo? Perché se io vedo un piatto con mezzo litro di acqua, con un po' di sale, col pollo e le spezie, con magari una fisca d'aglio, come dici te, e la mia insalatona, io sulla carta ho mangiato 6 etti di insalata iceberg e 150 grammi di pollo, ma nella realtà mi sono bevuto mezzo litro di acqua, no? Che è Sì, buono, è esatto. saporito quando c'è Ma anche il appetito, fatto di no? bollire le verdure, poi ovviamente, come mi avevi insegnato tu, di non buttare l'acqua perché sennò vai a perdere i micronutrienti, Sì. però quello, per come mi avevi detto tu, alla fine lo stomaco è fatto di meccanocettori, giusto? Hai detto Sì, quello sempre che tu. ti dicevo. Quindi più comunque lo... Sentirti pieno in acuto stimola lo stomaco quando si dilata, ha dei recettori, dei meccanocettori sul suo esterno che fanno sì che segnano la sensazione di sazietà all'ipotalamo, no? È ovvio che se tu fai, ti faccio un esempio di prima che avevamo detto, se io per saziarmi mangio 2,5 kg di pomodorini, appena li ho mangiati sto pienissimo e sono sazio. Però essendo poco calorici, a distanza di 3 ore c'ho una fame boia, perché comunque ho mangiato, l'abbiamo fatto prima il calcolo, con 3 kg di pomodori ho mangiato 350 calorie, non sono tantissime. Se invece tu ti mangi 3 kg di frutta secca, io penso che tu abbia nausea per 4 giorni. Cioè, se tu provi a Guarda, mangiare 3 kg di frutta secca, secondo me questa era digiuno per 3 giorni, perché oltre ti la sazietà dei odio. grassi... Ti odio per il fatto che mi hai messo 60 grammi di noci più 400 grammi di frutta per prima di andare a dormire. Una A roba. me Vado sotto a piace. mangiare che non ho voglia. Sì, vabbè, tu sei altissima. A parte che tra meno di una settimana dobbiamo tagliare le calorie, però No, ma te mi hai detto così già almeno sta scendi un domenica, io po'. lo spero perché davvero non ce la Sì. E faccio più. comunque quella strategia lì, allora, i brodi è prima cosa, anche per le verdure, a volte se uno si fa, perché quando uno vede in dieta mezzo chilo di verdure si spaventa, ma tu se le cucini bene mezzo chilo di verdure ti fai un passato, oppure gli metti un po' di aceto di mele e riesci a mangiarle. Utilizzare bevande calde, come dato che l'appetito non è fame, dopo cena ti fai un bel caffè d'orzo, o di caffè va bene anche uguale, però almeno l'orzo non ti dà problemi col sonno, bello bollente, e dato che tu hai appetito e non fame, è un tic, no? Tu sorseggi, ti guardi Netflix, sorseggi, te lo sorseggi, non ci pensi più alla fame e sei felice. Quella è un'ottima strategia. E poi che altro? Che così almeno facciamo un sunto. Il discorso del caffè in generale, perché l'amaro,
aiuta la fame. Integratori non ce n'è tanti. Io ho visto alcuni studi sul 5-idrossitriptofano e la fame, però alla fine sono contrastanti. Altri studi c'era un integratore, ma forse adesso è legale, l'Oxylite Pro, però penso sia illegale tanto adesso in Italia perché aveva creato delle epatiti, non mi ricordo cosa era successo. Però a sto punto, per prendere un integratore, io adesso ho fame, vado alla macchinetta, mi faccio un caffè amaro, mi è passata la fame. Se soffri di acidità di stomaco, esofagiti, eccetera, ovvio, dovrei accontentarti magari di bere più acqua, anche perché ovviamente anche l'acqua ha un potere saziante, no? Sul discorso di prima dei meccanici. Sì, soprattutto magari sempre meglio bere un po' prima di mangiare, almeno ti senti già più pieno. Quello ti dà. Sì, quello lì era dato da un discorso che io facevo, se vedi anche sulla mia pagina, c'è il bath drink. Io consigliavo agli atleti di bere mezzo litro di acqua con un po' di bolero e del limone. Il limone per dar gusto al bolero, se no il bolero a me fa cagare. E così perché quando tu devi cenare hai una fame boia, no? Se tu prima dilati lo stomaco e poi vai a cenare, non hai quella fame che ti fa impazzire, no? Che dici parti per ora di sgarro perché ho fame. E allora mi dicevano, no, ma tu guarda che se tu bevi durante i pasti diluisci gli enzimi gastrici e non digerisci. Purtroppo non funziona così, quella è una supercazzola. Cioè potete tranquillamente bere durante i pasti, non è poi una cena. Una questo cosa, la domanda che... Sì, ho messo la storia apposta per chi voleva vederlo. C'è tutta la ricetta sulla mia pagina per chi la volesse. Comunque, questo qua era di questa preparazione. Vabbè, questo qua dice sconti. Ricordo che Battista lo potete seguire su Instagram ed è esattamente come si chiama su Instagram, lo trovate sotto di lui, perché metto sempre il suo link. Bravo. Sotto, che sarà sotto qua di lui. No, il mio è di qua, che sarà qua. Sopra di me, e il tuo è sotto. Comunque, tu dovresti fare così. Comunque, un'altra domanda importante, quanto importante è giusto comunque sentire la fame? Potrebbe essere un fattore, allora sentire la fame in fisiologia è normale, a volte una persona mi dice, Bat, sono a dieta, è normale che sento fame? Sì, è normale perché vuol dire che sei in deficit, che poi esistono delle strategie che abbiamo visto adesso per contrastare la sensazione di fame, allora è un altro discorso. Però diciamo che è normale. L'unico motivo per cui non senti la fame, e ti faccio il mio personale esempio di come preparo io gli atleti, è che in bulk saliamo talmente tanto, che siamo qua, che io faccio fare di solito 3 o 2 cut mediamente di 6 settimane l'uno, no? Quando tu passi da 4.000 a 3.500, non senti la fame a 3.500 perché non sei realmente in cut. Sei in cut rispetto a prima, ma non sei realmente in cut. Quando da 3.005 passi a 2.005, inizi un po' a sentirla. Quando da 2.005 passi a 2.000, 1.009, la fame la devi sentire. È normale che tu la senta. È normale, il problema è che tu sei un atleta. E tu sei un atleta, queste cose le sa. Io idem, gli atleti idem. Le persone sedentarie arrivano dal nutrizionista che all'anamnesi alimentare mangiano 1.750 calorie. E se tu gli devi spiegare che prima di tagliare perché a 1.700 arrivano che già hanno fame e vogliono dimagrire, tu dovresti spiegargli che prima devi alzargli il set point metabolico con qualche reverse per poi tagliare. No, io ho tra 8 settimane il matrimonio di mia figlia. Tu gli dici, guarda, se ti devo dire, io non le seguo, quindi non parlo di me, però so come funziona. Allora tu gli dici, guarda, vuoi dimagrire a 1.750, non dimagrisci, ti metto 1.400, 1.200, cazzo vuoi. E questa è 1.200, è normale che sentono la fame. Che vuol dire che comunque stanno dimagrendo, se sentono la fame. Da lì, solitamente, da lì in poi, allora tutte le strategie che ti ho detto vengono fuori. Iniziano a farsi brodoni, iniziano a farsi caffettino nei pasti, iniziano a bere il caffè prima di andare a dormire, anche se poi devono fare la pipì di notte, non è la prostata, quello lì è l'acqua del caffè. Però è così. Comunque sì, in deficit la fame non è un problema che si senta. A meno che non sei tipo a 5.000, come ti ho detto, te, e adesso tagliamo non so quanto, e allora tu non la sentirai. Andiamo più o meno così. Allora, abbiamo parlato comunque fase di definizione di come superare la fame, l'abbiamo detto. Mettiamo così. Perché comunque alla fine fase di definizione devi essere in deficit sostanzialmente. Ora parliamo dell'allenamento. Bravo, abbiamo due
non è che sono contrastanti, ma comunque diverse, però che possono comunque darvi dei giusti spunti e che vi possano servire. E poi ovviamente dipende sempre dal soggetto che abbiamo avanti, quanto è longevo a livello di allenamento, perché io penso che più un atleta è vicino al suo massimo del potenziale, più bisogna lavorare in un modo rispetto a una persona che magari appunto o la normalissima persona che vuole giustamente solo perdere peso, o una persona che magari ha solo un po' di pancetta e ha poca muscolatura, deve anche lui lavorare in un determinato altro modo. Andiamo a vederli insieme un attimino e ognuno dà le sue opinioni. Dai, cominciamo da te, Bat. Come ti approcci di solito come allenamento in fase di definizione su atleti? Ok, allora ti faccio anche un'altra premessa. Quello che ho visto è che a parte gli estremi, non si patisce tanto l'allenamento quando stai in mezzo. Cioè, se tu hai un atleta che all'estremo di bulk è a 4.500 e all'estremo di cut a 1.600, patisce questo e patisce questo. Sì, esatto. Quando stai in mezzo non cambia un cazzo. Cioè, quello che ne parlavo anche con alcuni atleti, devo fare questi. Cioè, se un atleta medio, che ne so, di 73 kg, che fa street lifting, no? Altezza peso, 1,73x73, che sta mangiando 3.000 calorie, non è che a 3.500 ha più forza o a 2.008 ne ha meno. Cioè, non cambia un cazzo, perché lui è al top dell'altezza, del rapporto altezza-peso, come calorie sta spingendo bene, carboidrati ne ha un botto, infatti, grassi. Infatti io ti dico la verità, esperienza su di me e su anche altra gente che ho allenato, perché io collaboro con un mio nutrizionista, giustamente non mi metto io a fare l'alimentazione alle persone, non sono laureato per quello. Comunque vedo che i primi cut, primo inizio cut, la gente non ha problemi a livello di performance, anzi, esatto, delle volte no. Forse siccome sei normocalorica o sei un po' più sotto del tuo normocalorico, quindi sei in deficit, il corpo non lo patisce, anzi, secondo me va a sfruttare meglio l'energia. Più che altro è che magari stai facendo delle progressioni e la maggior parte delle progressioni la maggior parte degli atleti le fa su lavori neurali. Quindi se tu stai facendo, te la faccio semplice, stai facendo un 5x5 a una percentuale e per 6 settimane progressione lineare, stai salendo, ma tu alla terza inizi un cut di 500 calorie e non sei a cifre imbarazzanti, cioè non sei a 1200, tipo da 3000 scende a 2500, tu la tua progressione continua a farla e dici, cazzo, sto mangiando 500 calorie in meno al giorno, ma sono ancora più forte, perché stai facendo la progressione neurale. Tu patisci quando inizi a calare, patisci per due cose. Il deficit cronico patisci, quindi sono in cutting da 3 preparazioni, quindi 18 settimane, quindi sono 18 settimane che fai la dieta e allora inizi a patire. Oppure patisci quando sei molto basso. Se tu da 3.000 vai in cutting a 2.005, non patisci. Se da 2.005 vai in cutting a 2.000, allora dopo 6 settimane inizi a patire. Sì, però poi se tu poi hai delle strategie, tipo io su tutti i miei atleti, con i carboidrati sto sempre alto e tengo i grassi bassi per quello, perché la maggior parte degli atleti che seguo sfrutto io su di loro i carboidrati. No, ma esatto. Non avrebbe poi, senso. Comunque in generale l'allenamento in palestra, in pesistica, siccome è quello, no? Sono 7 serie, più che altro sì, il tiut più o meno è quello, il lavoro bravo, comunque bene. A livello glucidico non ha senso da lavorare ad avere grassi alti, a meno che sia un maratoneta. No, ma sì, bravo, ma poi il discorso è diverso su chi fa endurance, resistenza, sì. E resistenza, dico anche sul deficit. Cioè, se tu devi andare a allenarti per i 42 km e mezzo e ti stai allenando in questo periodo sui 20 km, allora minchia, lì il deficit lo senti, eh. Lì lo senti. Sì, sì, sì. Però noi parliamo, cioè atleti che mi dicono, but minchia, però devi andare a quanto bilanciare con quello che consumi, ovvio. Ovvio, però tipo, se uno ti dice, sono passato da 3.100 a 2.600,
Minchia, adesso mi potrei sentire debole. Poi guardi, fa 16 serie al giorno, 16 serie, di cui sono 4 per 8, 4 per 10, 4, 8, 12, 3 per 15, magari 3 per 15, no? 4, 8, 10, 16, fai tipo 4, 4, 4, 4 serie. Ma che cosa ne vuoi risentire? Magari in buffer. Ne risenti se sei un atleta che si allena 3 ore, professionista, in deficit da un sacco di tempo, ok? Oppure ne risenti quando sei molto basso. Però dipende dallo sport, perché io ho i calistenici che fanno street, che fanno non street lifting, ma che fanno skill, che se sono molto bassi di calorie, ma perdono anche peso, migliorano perché perdono peso. Cioè, le energie si abbassano, il peso dalla 70 inizia a scendere a 69, 68, 67, quindi hanno meno resistenza perché hanno un po' meno energie. Però essendo più leggeri, aumentano il secondaggio. E lì la cosa figa è che È normale. Tu nel tempo cosa fai? Gli fai delle reverse, loro sono scesi, no? Gli fai delle reverse per salire con le calorie, loro rimangono però con lo stesso peso, ma hanno più energie. E boh. Scusami, la bravura Vai. tua, no, è che comunque porti la gente ad avere una buona proporzione potenza-peso, nel senso che comunque, Quello. come anche in tutti gli sport, penso sia così, perché io vedo. A me, io prediligo molto di più i fondamentali del powerlifting, ma poi è ovvio che mi alleno con tutti il resto dei complementari, anche molto corpo libero perché mi piace fare trazioni e piegamenti in verticale. Però, sostanzialmente io vedo, ho fatto anche una gara di powerlifting, tanta gente è grassa. Ma perché per forza di essere grasso quando tu in proporzione se, a parte che tipo la mia categoria era, io ero nella meno 100, 5, no? Madonna, Io ero il più devi fare la categoria leggero, però prima. in proporzione, forse io ero quello che stava meglio tra quelli che erano lì, perché magari io ero 90, all'epoca ero 98, in peso ero 98 e qualcosa. Gli altri erano 102, 104, ma in proporzione a livello muscolare io ero messo molto meglio. Quello Difatti, è prima vero. gara che ho fatto stavo per fare 250 di stacco. Ed era la prima che stavo per fare. Se facevo 250, finivo tra i primi 10 in Italia. Ed era la prima che facevo. Così è la prima gara. Ovvio che poi fa tanto. Tu puoi avere un atleta obeso, ma che si allena da 20 anni più forte di te, però perché ha Sì, più no, ma esperienza, quello no? sicuramente, però quell'atleta è obeso, ok. Però Tu se scendesse, dici magari a lui va a parità di fare una atleta. categoria inferiore, mantenendo gli stessi carichi, e magari vince. Esatto. Ma anche l'atleta Comunque. stesso, no? Esatto. L'atleta stesso può, cioè io parliamo di atleta stessi, perché magari confrontare due atleti, Sì, vedi uno con un bel stringiamo un fisico, po' ma è sugli atleti, scarso. poi andiamo anche su, parliamo anche un po' dei principianti, anche un po' degli Ok. intermedi, così ampliamo un attimino e poi andiamo a chiudere. Vai, Allora, vai, vai. quello che ti... L'ultima cosa che ti volevo dire su questo, che dato, tu sai che io seguo tantissimi street lifter, no? Che è molto simile al powerlifting. Ci sono due cose che vanno considerate nel powerlifting e nello streetlifting a proposito di grasso, che dicevi te, è che stare con una body fat troppo bassa ti può portare fuori fisiologia. Quindi il powerlifter non sarà mai striato da No, no, bodybuilder, quello però deve no. avere la più alta percentuale di massa magra e la più bassa percentuale di grasso a parità di atleta. Cioè un atleta Mario nel 2020 che ha il 20% di grasso, se nel 2021 arriva al 15% di grasso con lo stesso peso della stessa categoria, sicuro molto probabilmente sarà più forte. Negli Sì. anni, secondo me, dato che esistono le categorie, conviene avere sempre meno grasso fino a un certo punto e sempre più muscolo. È Sì, quello poi che ti ovvio, dicevo di poi ci sono James. categorie che James vanno dai 120 su. è quelle lì è ovvio che ti si più se è una categoria open, da lì in poi libera, ti conviene essere più obeso che puoi, ma perché più carichi anche sulla panca ti facilita. Sì, Però ad anche esempio, comunque appunto, proporzione nello squat, nello stacco, la pancia che si appoggia sulle gambe, tutto il resto. bravo, quando sei 160 kg di uomo, voglio vedere, la panca diventa una bar press, cioè ovviamente tocchi subito. Però ad Comunque. esempio anche senza categorie, noi io dico sempre ai miei street lifter che conviene stare da HP, anche quelli che non hanno la categoria, da HP0 a HP5 rendono molto bene, perché oltre tendono a essere troppo zavorra. Sotto, lo zavorra come corpo, come peso, come body weight. Sotto l'HP0 tendono a essere avere poca massa magra, no? Ma in quella HP0 a HP5 tu puoi avere
atleta che è 83 kg grasso o 83 kg squartato. Esatto. Quindi se tu prendi i top che vedi su Instagram, Bachi, compagnia bella, quelli sono pesanti, ma sono pesanti senza grasso, ok? Sì, sì. Italiani abbiamo Pici, minchia, Pici, cacchio, 93 kg a maltese. No, è assurdo, io non so. Però non è grasso. È no, quello no, no, è poco muscolato. Comunque, siamo lì che mi sa che poi Zoom interromperà la registrazione. Allora, andiamo a dire un po' dalle linee guida. Secondo me, anche per esperienza mia, lavorare troppo di volume sui fondamentali o comunque sui esercizi primari è un po' dura, in definizione. Okay. Forse a livello neurale è molto meglio. Poi ovviamente bisogna comunque fare dello stress meccanico, dello stress metabolico, soprattutto metabolico, su magari finisher o i complementari. Esercizi semplici, sì, bravo. Esercizi anche perché semplici. Quando sei in deficit proprio di testa, deficit, ripetiamo, un deficit forte o cronico, pensare di far squat già ti viene solo il pensiero, non è che l'hai già iniziato. Sì. Devi ancora pensare e dici, cazzo, oggi devo far squat. Poi ovvio, soprattutto... Se accumuli volume invece su esercizi più semplici non ti crea problemi. No, no, no. Per quello che i bodybuilder spesso sotto gara fanno più macchinari o esercizi semplici, non è solo per il pump. È perché magari se tu sei sotto gara, mangi poco, sei un po' stressato e dici mica adesso devo prendere la panca piana, scaldare la cuffia, prendere il bilanciere vuoto, lavorare un pochettino sul bilanciere, vai su una chest press e vai, no? Sì. Beh, psicologicamente ti aiuta, però sì, quello che dici te è vero, perché gestire poi volumi troppo grossi magari dopo un po' si scarica, si vuoto. Invece ho notato che abbiamo degli esempi anche vicini a noi, comunque tu mi hai dato una tua cliente e nonostante fosse in leggero deficit e ora gli stai facendo fare una reverse, lei ha preso muscolo nonostante era in deficit, ma comunque perché comunque, ho ripetuto perché comunque due volte, era una neofita alla fine, una principiante nel movimento e nella sensazione del carico, e quella è stata un'evoluzione per lei. Ovvio che i grossi risultati ci sono subito all'inizio, quindi una fase di definizione per gente così va benissimo anche lavorare sul volume, e anzi ci sta perché devi abituarli al movimento, devi abituarli al peso. E è, per anche migliorata è anche migliorata di forza, se mi hai detto tu. Che... Sì, sì, è diventata molto più forte. Molto infatti più forte. La body recomp esiste sui principianti, non esiste sull'avanzato. Cioè la body recomp esiste sui principianti, sugli obesi, su chi ha subito un intervento magari che è rimasto fermo per tot mesi, quindi deve ripartire. Su mete la body recomp è dura, difficile. O sui doped esiste. Cioè comunque, che magari arrivi stesso peso ma senza grasso, con più muscolo. Vero. Scusami, sto interrotto, volevo... Vai. Chiudiamo solo... una cosa importantissima, chiedo anche a te cosa ne pensi, ma penso che la pensi uguale, quanto sia importante lo stress metabolico e svuotare il muscolo in fase di definizione per la ricarica. Ci sta, Allora io ti dico, ho fatto tempo fa, 2018, ho preparato una gara molto studiando la teoria, con un mio professore che però non facciamo nomi, ho studiato molta teoria e mi ero fissato che essendo in deficit sarei riuscito a gestire bene lavori molto ad alta intensità, tipo singole, doppie, triple, perché per quel lavoro lì non mi serviva il glicogeno ma mi serviva l'ATP, quindi integrazione con creatina, tanta teoria, no? Integrazione con creatina, mi faccio 10x1, 8x2, 6x3, sì. Tutte delle progressioni per cercare di non usare troppi carboidrati, e di per sé, aveva abbastanza funzionato. L'anno dopo ho detto, vaffanculo alla teoria, vado contro teoria e mi ammazzo di volume, proprio di brutto, no? E lo stress metabolico, proprio il cedimento, mi allenavo tutto in stripping, ero a 1850 calorie, sì. Stripping, tutto drop set, che forse era l'anno in cui ho iniziato a seguire il fratello. Riassumiamo, com'è andata? È andata bene lo stesso però, e questa è la cosa assurda. Però aspetta,
È vero che facevo lavoro di stress metabolico per svuotare il muscolo, ma avevo tutti i carboidrati concentrati, soprattutto post-workout e in due pasti prima. Sì. Quindi, alla fine, se tu sai gestire le calorie, sai farti la dieta, puoi gestire anche bene lo stress metabolico e Quindi svuotarlo. Se tu poi svuoti il muscolo e poi lo ricarichi subito dopo, quello lì è la soluzione ideale, sempre. Migliori la sensibilità insulinica muscolare, migliori la capacità. Vai, consiglio vai. migliore su come gestire i carboidrati in definizione sarebbe comunque quello di metterli leggermente prima dell'allenamento e poi il grande ricarico dopo, giusto? Sì, di solito le linee guida che vedi in giro dicono pre-post. A me non piace pre-post, a me piace tanto post e poi al massimo due passi prima. Cioè, se io adesso mi devo allenare all'una e alle 11 mangio un botto di carbo, rischio sia che magari mi venga l'abbiocco, che perché comunque i Sì, carboidrati, sì, sì. anche se tu li usi a basso indice glicemico, c'è il carico glicemico, quindi l'insulina viene, c'è il picco perché la glicemia sale, poi dopo ti vai in ipoglicemia reattiva. Quindi io preferisco dire, se io mi devo allenare all'una, al massimo è la colazione delle 7 che li carico, poi faccio spuntino senza mangiare troppo, mi alleno e ricarico dopo, così mi piace di più. Però distingo, avevo fatto un webinar bello l'anno scorso dove spiegavo, sei un atleta o un bodybuilder? Perché se tu sei un bodybuilder ti conviene sbattertene, arrivare in allenamento un po' più scarico e metterli dopo. Perché il bodybuilder deve puntare alla sintesi proteica, all'aumentare il glicogeno muscolare, quindi piuttosto quasi allenarsi a digiuno, tanto ti alleni lo stesso se sei un Invece bodybuilder. Se invece sei un atleta, che quindi guarda la performance, allora parte li metti dopo, l'altra parte li metti prima, dopo e prima, ma non prima qua, prima qua. Infatti, molti miei atleti che si allenano alle 4 mi dicono: Bat, perché non mi hai messo i carboidrati a pranzo, ma me li hai messi a spuntino 2 o spuntino 1? Perché se tu a pranzo ti mangi 2 etti di riso, con 2 etti di pollo, 3 etti di verdure, mezzo chilo di frutta, secondo me alle 4 arrivi gonfio e non, quei carboidrati non li hai beh, quello è digerito. ovvio. Tu Ovvio. la roba che mangi non è che la mangi, arriva in esofago e l'assorbi, arriva in esofago, deve scendere nello stomaco, dallo stomaco deve essere inizialmente digerita, poi deve svuotarsi lo stomaco, andare nel duodeno e succhi pancreatici devono iniziare a digerirla, l'enterocita deve assorbirlo, deve arrivare tramite la vena Sì. porta al fegato. Cioè, quando tu mangi, se io adesso mi mangio 2 etti di riso, non è che li mangio adesso alle 12:11, vado in palestra e ho 2 etti di riso di energie. Io ho 2 etti di riso di energie se li ho mangiati a ieri sera a cena. È quello che Sì, dico sempre agli atleti. sì. Hanno la fissa, minchia, Bat, mi fai allenare con soltanto 50 grammi di proteine in polvere? No, il pasto prima avevi 3 etti di pasta. Sì. Non è che nel giro di Vabbè. 6 ore quei 3 etti di pasta sono svaniti. Ma la gente pensa che tutto è Sì. tutto Vabbè, veloce. ma anche io e te, quando c'è, io mi ricordo, io mi alleno a 18 anni, io mi ricordo che tu sei venuto dopo di me in Diamond. Sì. Io avevo i primi anni di Diamond, pensavo che se io dovevo andare in palestra alle 7 meno un quarto io mangiavo tonno, pomodorini e pane, perché mi servivano le energie e le proteine. Poi durante i 7 ingoiavo i vomiti. Facevo così, perché immagina, tonno, pomodorini e pane, un quarto d'ora per Vabbè, ma allenarti. Però è giusto ero anche che ci siano stati quei periodi per provare su noi stessi, che poi io. tutto Sì. era. Poi io avevo 16, avevo 15-16 anni, ero un Ci ragazzino. sta. Comunque, allora dobbiamo concludere. Penso che abbiamo detto tutto, abbiamo dato i giusti spunti. Ringrazio Grande. ancora per la disponibilità e per la professionalità, Battista. E niente, vi ricordo Volevo che dire che potete in trovarmi. questa, Dimmi. con questa immagine sembro davvero secco. Ah no, vedi, guarda, dicevo, mica, ma quanto sono secco? Però se tu guardi, in realtà ce n'è, perché se no uno dice, ma quello lì è secco, non può parlare. Si Vabbè, vede dai, un non po', dicamelo dai. troppo. Perché Vabbè. adesso va, non guardano più i titoli, guardano solo se c'hai almeno 43 di braccio. Ma sì, lasciamo perdere Comunque, era per queste. fare uno scherzo, per dire due cavolate per chiudere. Ti lascio chiudere, non dico più un cacchio, che è Dai, tardi. allora ti ringrazio ancora, Bat, e niente, vi Grazie ricordo che potete trovarlo nel link qua sotto di lui, sulla sua pagina Instagram, e invece a me su Instagram nel link sopra.
Vi ringrazio ancora, vi ricordo per altri nuovi contenuti come questi di iscrivervi al canale e attivare la campanella. Ci vediamo alla prossima. Bene, ti ringrazio ancora Bat e ci vediamo. Ci vediamo, un saluto Henry, grazie a tutti. Ciao ciao. Ciao, ciao, ciao a tutti.